In questa puntata, il commercio sul nostro territorio. Sentiremo l'ex presidente Ascol, Ruggero Picchio. Cosa dicono i commercianti? Cosa dicono i cittadini? Infine, il presidente della Commissione Commercio, Stefano Salvemme. Questo e tanto altro ancora su Occhio ai cittadini. Buongiorno signorina. Mi fa il solito caffè? Subito. Grazie. Che poi io ve lo volevo dire, guardate, io non so, voi siete sempre aperti, io so sempre dove andare quando mi serve un bel caffè, guardi. Vi volevo ringraziare per questo, perché dove vai? Sono sempre chiusi, invece voi sempre aperti. Beh, mica siamo sempre aperti pure noi, pure noi facciamo un po' di ferie. Vabbè, giusto, adesso arriva l'estate, la solita settimanella, capisco, giusto. Ma quale settimana o... Come? Sì, una settimana. Io sono già organizzato tutte le ferie in un posto diverso. Ah, che so, Fregene. Ma che Fregene, senti qua. Allora, una settimana me ne vado alle Maldive. Ah, vabbè, ha messo da parte i soldi, capisco, se può permettere Maldive. Poi, un'altra settimana? No. Alle Seychelles. Ah, beh, se è tutto diretto, non fate ritorno a casa. Poi, così. La terza settimana? Sì. A Sharm el Sheikh. Quella, se è tutto il giro del mondo in 80 giorni, e sì. E poi, due settimane, una crociera costa nel Mediterraneo. Ah, proprio la costa. Costa un po', sì, in effetti è un po' cara, però ne vale la pena, Ah, quindi e me ne sto... un mese e mezzo in giro. Ah, ci voleva un po' di ferie. Un mese e mezzo chiusi. Io me ne vado in ferie e ci vuole. Alla faccia della crisi. Allora, siamo in compagnia dell'ex presidente Ascom, Ruggero Picchi. Allora, cosa ci può dire della situazione commerciale ad Ostia, diciamo, nel 13° municipio? Cosa ne pensa? Cosa penso? Cosa osservo? Che il commercio locale ormai da qualche anno è in crisi, che ha subito colpi durissimi prima dalla crisi aeroportuale, poi dall'arrivo dei grandi centri commerciali e oggi dalla situazione economica generale. Che cosa si può fare? Perché poi piangere sui problemi è sbagliato, bisogna cercare le soluzioni. Le soluzioni purtroppo sono in mano alla politica, e dico purtroppo perché la politica difficilmente riesce a penetrare i problemi veri e a cercare le soluzioni vere. Dovrebbero mettere un freno definitivo, se non addirittura smantellare i centri commerciali e ridare vita al piccolo commercio, che è il commercio che dà vita alla città e che fa comunità e che fa vivere la città, nel vero senso della parola. Questo è quello che io penso del commercio di oggi. Le difficoltà del momento sono gravi, sono pesanti, anche perché la gente non spende, anche se forse potrebbe spendere un po' più di quanto non faccia adesso, perché è angosciata, perché le notizie che ci sono, la crisi durerà anni, e anche chi ha reddito fisso, magari che è un dipendente statale e può contare in ogni caso sempre su uno stipendio certo, ovviamente perché proprio è angosciato tende a non spendere e a risparmiare. Quindi cosa stanno facendo secondo lei le istituzioni e cosa potrebbero fare? Stanno facendo esattamente il contrario di quello che dovrebbero fare, perché vedrete con il nuovo piano del commercio che aumenteranno i centri commerciali e invece dovrebbero eliminare l'abusivismo commerciale, dovrebbero eliminare o perlomeno chiudere l'avanzata, stoppare l'avanzata dei centri commerciali e incentivare con regolamenti più rigidi e meno flessibili quella che è la vita del commercio, perché il fatto di tenere aperti tutti i giorni 24 ore su 24 non porta solamente benefici alla comunità ed è estremamente penalizzante per il commercio. Io sono assolutamente in disaccordo con quella che è l'attuale politica del commercio, sia a livello regionale che a livello nazionale che a livello comunale. Quindi vuole fare magari un appello esplicito? Sì, di mettersi la mano sulla coscienza e tirare fuori un po' di idee giuste dalla politica, sì, questo credo che sia indispensabile, altrimenti andiamo verso la desertificazione della città, con tutte le conseguenze che ci sono di sicurezza, di pace sociale, di qualità della vita.
Seychelles, Maldive. E il progetto delle mie ferie principale. Il progetto delle tue ferie? E quando te le faresti queste ferie? Quest'estate, quando il locale chiude, no? Il locale chiude quest'estate? Non chiude almeno un mesetto e mezzo. Mesetto e mezzo? Ma che stai scherzando? Con questa crisi che c'è, il locale chiude un mese e mezzo. Ma che scherzi, questo locale si chiude solo per fallimento, ma non per ferie. Ma io devo andare in vacanza. Niente vacanze, quasi lavoro a basta. Anzi, non di più. Forse farai anche il doppio turno. Ma io ho diritto alle ferie, scusi. Ma io l'ho già pagato il viaggio, ormai! L'ha pagato? Bravo! Ma sai che facciamo? Un servizio per i clienti. Signorina? Sì, guarda, le regalo un viaggio di un mese e mezzo! No, come ho? È suo! Basta! Ma come? Basta! Lavora! Pensa ma a lavorare! Ma io ho già prenotato tutto! Lavora! Grazie! Io me lo faccio sto mese! E no, scusi! Le Maldive! Grazie, tesoro! Grazie! E poi ci devo andare io alle Seychelles, alle Maldive! E in crociera! Allora, siamo in un negozio di abbigliamento, quella signora si chiama? Dalila. Signora Dalila, cosa ne pensa del commercio, del suo negozio in generale? È difficile, a dire la verità è un momento tragico per il commerciante, però bisogna rimboccarsi le mani due volte di più, rimettersi in questione, invogliare, cercare di motivare, non è facile. I tempi sono duri, non sono quelli di una volta. Cosa ne pensi dell'attività del suo negozio? Come vanno gli affari? Vanno molto a rilento e sembra, più delle volte sembra che trovino una scusa per non comprare. Sotto sotto non c'hanno soldi, secondo me. Il commercio in generale in questo momento è totalmente ribasso, c'è una crisi che ormai è all'ordine del giorno e la situazione quella che è. Cosa ne pensi del commercio in questo negozio? Tu sei una commessa? Sì, esatto. Io penso che il commercio in questo negozio, per quanto riguarda i prodotti di make-up, comunque le donne non rinunciano quindi ai prodotti comunque sia di bellezza, di estetica, quindi tutto sommato penso che vada bene. Quindi diciamo che le donne in generale non rinunciano ai prodotti di bellezza? Assolutamente quindi no. Non conosce crisi secondo te questo campo? Questo negozio, sinceramente, questo campo di estetica secondo me non ha personalmente crisi, poi dipende tanto dai periodi, quello sì. Ma è dura perché ormai la cliente ha più cose da vendere a noi che noi a loro. La donna di oggi ha tutto e cercare di invogliarla è difficile, più che altre è che il portafoglio è diminuito. È tutto è un potere di seduzione che devi avere tra la commerciante e la cliente. Perché le donne di oggi hanno tutto. Cosa secondo lei bisognerebbe fare per far comprare la gente? Ma anche incentivare con dei prezzi più bassi, se riesce ad arrivare fino a un certo punto, oltre proprio non c'hanno i soldi. In generale in altri negozi vedi che c'è crisi, vedi che la gente compra di meno. Guarda, sicuramente penso un po' all'abbigliamento, soprattutto l'abbigliamento uomo, quello sicuramente penso di sì, però quello sì, sicuramente. Cosa credi, cosa ne pensi della concorrenza con i negozi cinesi? Ad esempio vedono anche loro profumi, oggetti per toccarsi. Sì, però penso che la gente sia consapevole di quello che compra, nel senso che noi abbiamo prodotti comunque sia italiani, quindi chi va dal cinese è consapevole che essendo prodotti cinesi hanno comunque dei rischi. Problemi di non avere il capo da indossare svegliandoci la mattina. E il problema è spostato diversamente, basta capirlo che la donna di oggi è una donna un po' isolata nella vita, il marito un po' ha i suoi impegni, i figli crescono, hanno loro esigenze, la donna si ritrova da sola e allora cerca di, come si dice, entrando a un negozio non è che cerca per forza il capo che gli serve, certo. Perché ha tutto, cerca più che altro un'emozione, perché il giorno di oggi le emozioni non è che si regalano, gente non si parlano più quasi quasi, e allora il fatto di dare un'emozione in più fa la differenza.
E secondo lei la concorrenza con i negozi cinesi, ad esempio, è dura? Cosa ne pensa dei negozi cinesi? Ma noi sinceramente non la viviamo la concorrenza con questi negozi, perché siamo un negozio di alta moda. Cosa potrebbero fare le istituzioni in genere per aiutare i commercianti? Ad esempio, cambiare un orario d'estate, adesso che arriva l'estate, spostare l'orario dalle aprile più tardi e chiudere più tardi, ad esempio aprile alle 6. Sì, sì, questo l'abbiamo. È una cosa bella, però sai che cos'è? La via delle baleniere, ormai io sono qua da un anno e non la conosco tanto bene, però mi dico, via delle baleniere è morta. Cioè, alle 8 massimo non c'è più un'anima qua. Cioè, se il comune cerca di risvegliare questa via, che comunque è commerciante, sarebbe una cosa in più per tutti i commercianti, perché stanno lamentandoci un po' tutti. Ricorrono ai negozi cinesi nonostante facciano male alla salute per i prodotti che usano, perché puzzano da morire, cioè, per esempio, perché non hanno soldi, pensano di andare bene, camminando bene, eccetera. Tutti palliativi momentanei. Con l'arrivo dell'estate, no? Ci sarà un cambio di orari? Lei cambierà gli orari nel suo negozio? Crede che cambiando gli orari possa migliorare la situazione? No, resta uguale. Magari aprendo fino a tardi e aprendo più tardi, non so, alle 5 e chiudere alle 8 e mezza, alle 9. I clienti dopo le 7, 7 e un quarto spariscono come formiche. Spariscono tutti insieme, tutti insieme spariscono. Vuole fare un appello ai clienti, alla gente in generale? Dovrebbero essere un po' più comprensivi con i commercianti, che nonostante tutto quello che si dice si stanno sacrificando con prezzi e con orari. Con delle istituzioni fanno abbastanza per aiutare i commercianti? Secondo me, guarda, su questo sono poco informata sinceramente, però penso di no. Parlando di Ostia, noi abbiamo anno, comunque facciamo una volta dal mese, una domenica al mese, un'apertura sulla via che ci permette comunque di avere un'entrata ulteriore, però sotto questo aspetto dovrebbero tutelarci un pochino di più, perché ho visto anche in quella determinata data, in quella determinata giornata, che poi si lascia un po' troppo andare sulle attività di queste bancarelle che danneggiano comunque il nostro lavoro. Aiutare i commercianti a svegliare le strade importanti, le vie importanti, dare un sostegno a livello animazione, soprattutto l'estate, perché qua si lavora molto l'estate, e l'estate darsi una, non lo so, dare qualcosa in più in questa via, svegliarla, rinnovarla, inventarci qualcosa, fare dei eventi, non lo so. Io faccio i miei eventi al negozio, nel mio piccolo funziona, perché lavoro quando faccio i miei eventi, però se queste cose erano fatte anche generali a livello strada, guarda che gente escono, perché non escono? Buongiorno dottore. Ah, buongiorno a te. E cosa le posso dare? Ah no, nulla, guarda, sono sprevolto. E senta dottore, sì. Io le volevo chiedere una cosa, insomma, ecco. E non è che per caso lei potrebbe assumermi, ecco, avrebbe bisogno di un lavoratore? Cosa? Assumo? In questo momento? Come stiamo andando? Ma che cosa? Lei è un po' pazzo, Ma lo sai, io nel negozio ci lavoro da solo 24 ore al giorno. Come? Non ha lavoratori lei? Ma non ci puoi immaginare la fatica che fa. Come basta a tenere personale, gente? Ma io sono bravo, sono un lavoratore. Ma che mi importa lei se è bravo o non è bravo? Qui c'ho i problemi, io dal negozio ci devo... Come farò? Ma come farò? Perché anche lei ha la crisi. Ma una crisi? Ma mi sta sconvolgendo, sto sprofondando, mi sto massacrando. Chiude. Thank you.
Cosa ne pensa del commercio, di questa crisi, le spese? Lei cosa fa? Ragazzi, ringraziando il cielo non ho grossissimi problemi, mi attengo a quello che ho sempre fatto con un occhio più attento a quello che acquisto. Sono attenta e attenta. Però si porta abbastanza. Diciamo che sono competitivi insieme, però ci dobbiamo stare attenti. Però va abbastanza bene, non risente della crisi. Ma mi rendo conto che è aumentata la vita, ma non dovendo contare i 10 centesimi, l'ho preso in maniera relativa. Comunque sono molto attenta. Quindi cosa nota nei confronti dei commercianti? Vede che fanno più offerte? Sì, molte offerte perché non riescono a vendere, molti chiudono, riaprono, quindi c'è abbastanza. Si vede che c'è crisi. Secondo lei, adesso che arriva l'estate, un cambiamento di orario dei negozi, ad esempio aprire più tardi per le 5, per le 6 di pomeriggio e chiudere più tardi verso la sera, le 10, le 11, secondo lei potrebbe portare dei miglioramenti? Miglioramenti non so, però potrebbe essere un'idea, sì, perché la gente si ferma più oltre gli orari, stanno solo a mare, andando sotto il periodo estivo, sicuramente sì, potrebbe essere utile chiudere più tardi. Invece della concorrenza con i negozi cinesi, ad esempio, cosa crede lei? Lei frequenta i negozi cinesi, pensa no, che... No, perché è roba molto molto scadente, quindi non ne vale la pena. Si buttano i soldi, non sono d'accordo. Meglio comprare con la roba italiana. Ha più garanzie e in tutti i sensi, diciamo, sono più tutelate. Ci sono giocattoli di bambini e tante altre cose. Pensa che le istituzioni facciano abbastanza per i commercianti, secondo lei, al suo parere? Le associazioni? Le istituzioni? Ah, le istituzioni no. Non vengono incontro proprio, né ai commercianti né ai cittadini. Siamo in un momento molto critico. Buongiorno! Buongiorno signorina, che cosa le do? Un bel caffè, grazie. Subito. Senta, io avrei una domanda. Mi dica. Ma il negozio qui a fianco è sempre chiuso? Mi sembra strano, so che il proprietario si lamenta perché non viene mai nessuno. No, perché io sono passata oggi chiuso. Venerdì era chiuso, sabato era chiuso, domenica capisco che è chiuso. Guardi, se vuole possiamo chiederglielo direttamente a lui, perché mi sembra di averlo visto nel bar. Dov'è? Ah, eccolo lì. Scusi, dottore, qui la signorina voleva sapere perché è chiuso. Cosa? Il mio negozio? È il suo negozio! Ah, il mio negozio. Ah, perché lei è passata dal mio negozio? Sì. Era un cliente? Sì. Sì, ero chiuso. Sono passata anche sabato. Sabato? Sabato, scusa, mi metto a lavorare secondo lei sabato io? Venerdì? Venerdì no, venerdì faccio il ponte, no, con il sabato. La domenica poi non si può lavorare. Lunedì me lo prendo perché mi sono affaticato dalle vacanze. Oh, è giusto, chiaro. E martedì, mercoledì e giovedì, allora aperto. Senta, ma io la barca, secondo lei, che cosa mi serve a fare se non ci vado? A cavallo, in palestra, ma lei non si può rendere conto di quanto uno è impegnato con un negozio. Uno è sotto stress. E poi non posso andare avanti così a lavorare sempre, dare tutta l'anima al mio negozio, ma se scherziamo. Scusi, ma allora lei quando è aperto? Quando sono aperto. Ecco, le date fisse me le sono programmate. Date fisse sono il 31 di febbraio e il 15 d'agosto. Però se fa caldo il 15 d'agosto, che mi metto a lavorare sempre secondo lei? Ma secondo voi se fa caldo io sto lì a lavorare nel mio negozio a dare l'anima? Siete dei pazzi tutti e due. Ma guarda che volevo far lavorare sempre. Un po' di vacanza ci vuole, è giusta. Alla faccia della... Eccoci tornati, siamo in compagnia di Stefano Salvemme, che è presidente della Commissione Commercio del 13° Municipio. Allora, presidente, cosa, diciamo, qual è la situazione del commercio attuale ad Ostia nonostante questa crisi? Beh, la situazione del commercio rispecchia un po' quella che c'è sul territorio nazionale, quindi proprio stamattina parlavo con il personale dell'ufficio commercio e abbiamo tantissime richieste di apertura, ma altrettante richieste di chiusura di attività. Quindi c'è un attimo di confusione, perché evidentemente chi ha dei soldi da parte e sta cercando con la disperazione di aprire delle attività, siano esse commerciali o artigianali, che poi puntualmente dopo un breve periodo vengono comunque chiuse, quindi vengono vanificati quei pochi soldi che ci sono.
Il tredicesimo municipio chiaramente vive, potrebbe vivere del turismo che comunque stagionalmente viene qui sul territorio, per cui ci stiamo approntando alla primavera estate, quindi diciamo dovrebbe essere una fase un po' più verde tra virgolette rispetto a quello che è l'economia del nostro territorio. Considerando anche questo, che potrebbe esserci una ricaduta a causa della crisi di parecchie persone che comunque secondo me con maggior numero rispetto allo scorso anno potrebbero riversarsi sul litorale proprio per la scarsità di economia nella famiglia e quindi con la possibilità sempre inferiore di fare delle ferie al di fuori della città insomma. Senta, proprio con l'avvicinarsi della stagione estiva si prevedono cambiamenti negli orari dei negozi, dei ristoranti? Beh, c'è già stata una ordinanza e oggi non ci sono più i vincoli per le attività diciamo commerciali e chiaramente questo è valido molto di più per quelle che sono le attività di somministrazione e qui c'è anche una preoccupazione che questo municipio già da circa 3-4 mesi fa, appena uscita l'ordinanza, ha comunque segnalato alla polizia di Roma Capitale. E da una parte c'è questa liberalizzazione degli orari, ma dall'altra c'è anche il far rispettare l'ordine pubblico e la guida pubblica soprattutto, perché molti bar, molte attività di ristorazione sono sotto delle abitazioni, quindi c'è una possibilità di apertura notturna e continuata, senza vincoli, ma c'è anche un rispetto che si deve ai cittadini che riposano. Senta, sempre con questa stagione estiva, no? Diciamo che le attività commerciali sul litorale, proprio sul lungomare, sono sempre aperte d'estate, mentre diciamo quelle interne tendono a chiudere d'estate, vanno sempre in ferie, più rispetto a quelle sul lungomare. Come se lo spiega secondo lei? Perché è giusto secondo lei questo fatto? No, non so se sia giusto o meno, ma comunque è una naturale conseguenza della geografia del nostro territorio, perché la parte di cui lei parla, che è quella che affaccia sul mare, è una parte, ripeto, a vocazione turistica spiccata. Mentre la parte dell'entroterra, penso a Casal Palocco, all'Infernetto, all'Axa d'Acilia, comunque sono quartieri che in genere durante il periodo estivo trovano uno svuotamento, non dico uno svuotamento perché è sempre inferiore allo svuotamento, però comunque una riduzione delle presenze dei residenti e degli abitanti di quei quadranti del territorio. Ho capito, comunque diciamo che alcuni cittadini rimangono su quel territorio dell'entroterra, però devono per forza venire sul lungomare, non le sembra un po' magari... No, guardi, io le dico perché sono stato presidente dell'Associazione Commercianti delle Terrazze di Casal Palocco e durante il periodo estivo, che parliamo di Ferragosto, agosto, al massimo le attività commerciali chiudono una settimana. Ci sono quelle che si permettono il lusso di chiudere un paio di settimane, ma ormai è sempre più raro perché comunque c'è una continuità. È chiaro che questa continuità di apertura ha ancora più forza nel momento in cui ci sono dei dipendenti, non è la gestione familiare che comunque si fa carico dell'attività commerciale, perché è normale che se un'attività commerciale viene mantenuta da una famiglia, è chiaro anche che la famiglia ha diritto e vuole godere di un giusto riposo.